vado a chiedere le differenze, dai, dicele, non fare quello, no, va tutto bene, non mi fa 0-0. Differenze tra te, Stefano, e Simone Larger, a parte il cartone, ho capito. Siamo molto diversi. Eh? Già sì. In città, insomma. Lui... Poi abbiamo due caratteri anche diversi. Lui ha un lavoro molto diverso. Cosa fa lui? Lui lavora in una, come tecnico di laboratorio in un centro di ricerca, studia il DNA delle mele. Forse lui saprà dirlo meglio. A me sembra di ricordare che lavori in una piattaforma di genotipizzazione del melo. Genotipizzazione? Ma sì, bisognerebbe chiederlo a lui, di preciso. DNA delle mele, però è bello. Studia il DNA delle mele e dei piccoli frutti, comunque. In un istituto agrario che c'è sopra Trento, San Michele, all'Adige. E tu invece hai io lavoro a che fare Roberto. Con le persone? Esattamente. Balla pure lui? Balla qualcosa anche lui, sì. Non ha fatto così tanti anni quanto me, però ha fatto dei corsi anche lui insieme a me, ha fatto delle gare anche lui, di liscio e salsa lui. Vi siete mai sfidati in pista? No. Insieme non siamo mai capitati perché eravamo in categorie diverse. Nella danza sportiva funziona un po' come nel calcio. Ci sono le categorie sia per età che per serie, per livello di tecnica che si ha, e quindi man mano si va su. È un tratto importante, tipo la pazienza. Io ho molta più pazienza rispetto a lui. Lui è impaziente. Lui è molto impaziente. E è molto anche sfaticato. È molto? Sfaticato. Tiè, beccate questa, io ammana da te. Non è finita, che devo chiedere? Dico così? E la dottoressa è venuta a sapere che tu sostieni di Simone essere lui, ragazzo egocentrico, pronto a fare le cose solo per un suo tornaconto. Poi quando torna diciamo a casa, sai che risale. Siamo tutti e due un po' egocentrici, mettiamolo certo. Così anche, perché sennò certo. Non però... saremo fratelli. Però, insomma, diciamo che tra i due non è lui il primo a muoversi quando c'è da fare qualcosa. Ho capito. La dottoressa dice, te ne approfitti perché non c'è, puoi di quello che ti pare. Ma se all'improvviso il Larger c'è, beh, glielo puoi dire di persona, va, egocentrico, sfaticato, l'altro Larger! Ad affari tuoi, caramba, che sorpresa! Bentornato! Buonasera. Bentornato! Gli è andata la pizza! Dottore! Eccola! Allora, io quando dovevo, mentre parlavo anche con gli altri che sono qui con me, o prima di venire qua, nei ragionamenti che facevamo a casa, ho sempre detto che avrei accettato qualsiasi cifra sopra i 50.000 euro. E quindi adesso lo faccio. Accetto l'offerta. Va bene, almeno possiamo dire questa attesa lunga, lunghissima, piacevolissima per noi. 87 puntate, questa è l'87. 84 puntate, 84, no, 87. Più o meno, cioè comunque tantissimi mesi. C'erano le lire quando si arrivava, adesso andiamo, ci stiamo quasi per tornare. Insomma, non andrete via a mani vuote, quindi non ci sentiamo in colpa. Tu, Larger del DNA delle mele, va bene? Va benissimo. Va benissimo. Sì. Una piccola curiosità, ma senza volerci fare gli affari tuoi, suoi, insomma, troppo. È una cifra che rimane solo fra voi due gemelli o ci scappa anche un regalo per mamma? No, sicuro un regalo per mamma e papà. E anche per ringraziarli di quello che hanno fatto. Non è gemello l'altro. L'altro non gemello, dico, per lui ci scappa il regalo. Ma faremo una cena tutti quanti insieme, ma lui ha già casa. Casa ce l'ha già. Aspetta, ha già casa? Casa ce l'ha già. Un lavoro sicuro ce l'ha già, la macchina ce l'ha già. Non è che posso trovargli la moglie io, insomma, quello se la farà da solo. Salutiamo anche Gabriele, ovviamente. Salutiamo anche Gabriele, un gran bene. Il fratello che non è fidanzato. Non si sa. Lui pure balla? Va per sale da ballo? Quando era più giovane ha fatto qualcosa anche lui, sì. Quanti anni c'ha adesso? 34, 33. Sì. Quando era più giovane? Super giù. Addio, dottoressa, vado alla casa di riposo per artisti di Bologna. Mi troverà lì. Quando era più giovane. Le posso caricare. Allora,